a Gazzo, a Gazzo. Eh sì, abbiamo con noi Fabrizio Zuanazzi. Pronto, mi vedo? Ascio in collegazione, mi vedo? Eccolo qua, bentornato, benvenuto. Aspetta che saluto l'amico Maurizio! Aspetta, su qua sono il Gigi, eccolo qua, Gigi è questo. Non qua, fare gestacci, oggi. Aspetta che invece questa è la Giulia. Ah, che arrivo mia davanti. No. Ah, che arrivo mia, a posto mia. Come stai? Ah, scusa, aspetta che sono in collegazione, aspetta che devo... ciao a tutti, aspetta che mi tocco la cadrega. Eccolo qua. Eri un po' impreparato. Collegamento con ecco casa qua. Zuanazzi, grazie. Fabrizio Zuanazzi. Fabrizio Zuanazzi da Gazzo. Ecco. Abito proprio di fronte a dove è il cartello con scritto Gazzo 50, così quando verso alla mattina alla finestra dico Gazzo, ah che bello, guarda, show, mi sento, realizzato. E oggi contro chi si gioca? Contro lo Spezia. Contro lo Spezia. E i tifosi? E i tifosi? I Spezzini. I Spezzini. I Spezzini. Allora, spero che ancora vincema. Ora che ti ho portato degli omaggi da Gazzo a farti conoscere proprio la zona, tutta la zona, a ti ho portato a dei monumenti, a ti ho portato le specialità gastronomizie, a ti ho portato un po' di roba, dopo te le faccio vedere. È impressionante quanto riesca ad inserire tutte queste zeta nei discorsi, giusto? E poi speriamo di fare uno spezzatino degli Spezzini oggi. Gazzo. Scusa Gigi, che ne approfitto a signor Matè, quello che fa la biomeccanica, gola. Frizione rotta, poi. No. Intendeva biomeccanica, la meccanica del corpo fisico, umano. Del corpo scusa, umano. Pensavo, no, perché con la frizione che slitta, quando che metto in terza, quella cosa che metto in terza fa la slitta. Ah, pensavo quella, vabbè, niente. C'è il picco delle influenze in sto periodo, vero? Ah, camminando, ho tolto il Zerinol proprio prima. Gazzo. Con mal de gola ho tolto le ziguli, però. Con mal de gola ho tolto la ziguli. Giulia ti stuzzica un pochino. Mi stuzzica? Anche io la mi stuzzica. Gazzo. Perché l'Ascoli passa in vantaggio a Bari con un gol di Simone Zaza. Zaza! Quindi prima... ha realizzato Zaza. Sì. Quanto c'è da Gazzo a Vicenza? Ah, sarà 55 chilometri, grosso modo. Grosso modo, Allora, ascolta, scusa Gigi, perché ho visto passare un sms da Gianluca de Pescantina che dice che Castellani gesumea a Zazzaroni con i cavi curti. E infatti Zazzaroni l'è un po' brizzolato, Sì. L'è brizzolato. È stato il rimbalzo che ha tradito Caccia. Le sta un problema di rimbalzazione, perché se te guardi bene, a questo campo qua che la balla, quando la rimbalza la sguizza. La sguizza via. Gazzo. E il risultato? 0-0, ma è un campo veramente sliso, guarda, lei è sliso. E Grosseto 1, Cittadella 1, gol di Emanuele Padella. Dunque... A Padella quel che lavora all'ospedale? Sì. Gazzo. Molte squadre che giocano a 3 nel nostro paese, nel nostro campionato, appena perdono passano a 4, il che vuol dire che la 4 è più propositiva e più offensiva. Ad esempio il Corezzo in difesa gioca in 5 e mezzo, perché uno delle altre così gioca in 5 e mezzo. Per esempio, caro Fabrizio Zuanazzi, non ti abbiamo chiesto. Tra l'altro, scusa Gigi, volevo salutare una ragazza del Corezzo che l'ha vinto. Insomma, il premio di bellezza, Miss Corezzo, volevo salutare. Senti Fabrizio, quali sono? Sì, lo facciamo. Gazzo. Quali sono? Hai una formazione? Ciao Patrizia! Hai una formazione ideale, qualche... Ma sì, ad esempio mi piaceva molto Zoff, ad esempio in porta, Pizza Balla, per esempio, Peruzzi, Zenga. Oppure che era Materazzi, Zambrotta, Zemaria, Zanetti. Ah, c'è la formazione, guarda, ti hanno preparato la formazione. Peruzzi, Materazzi, Zanetti, Zemaria, Garzon, Zico, Zambrotta, Pizzaballa, Zidane, Zigoni, Impacchina, Zoff, Zenga, Pritz, Zetulai, Zalaieta, Penso e Cruz. E allenatore Massone. Sì,
Carrè ha una curiosità, arbitro. Gaso, mi sono sempre domandato perché le chiama mo viola o per esempio no mo azzurra. Da curiosità la sempre tarlo che mi pizzica qua ogni volta che la sento. Posso approfittarne a perdere qualche messaggio che arriva? Sì, anche gli sms che stanno arrivando, esatto. Copiosi. Allora, innanzitutto saluto gli amici di Serea che saluta tutti gli operai della Zampa Export, che era scritto così, e uno che mi dice, non so a gazzo, ma Zevio con mezza noce di burro e conza e straconza e a volte che ne avanza. Tra l'altro, Beppe, noi abbiamo anche un inserzionista di Telearena, vero? E adesso ti do un altro assist. Zalia, a Massimo Zalia. Ah sì, hai detto tutto con la Z, non so male, a panna, coincidenza. Allora, gazzo. Allora, innanzitutto, te mi permetti il ringraziamento a che un butè lì, tra voi altri, che mi ha fatto portare direttamente, avevo uno col motorino, era, e me l'ha portato un braccialetto fatto da sua mamma, che lo chi, eccolo qua, questo braccialetto, e lei si chiama Andrea Leo, ecco, che lì che lei inquadra. Grazie. Bravo. A che mai incuriosesto anche la felpa che ha, che è una felpa di Garella, è che se voleva domandare che se che hai notizie, perché so che Garella l'ha messo adesso a sabotare nell'imprenditoria e ha una ditta che fa la lacca per i cavei, è lo vera? No, è vera, perché sono stato un giorno in un supermercato a Erbezzo e era un baratro con scritto lacca Garella. Non so se Gazzo. Beh, a Catarne, beh, a Gazzo. Bene. Gazzo.